Multibody Dynamics for ANSYS è un'estensione sviluppata utilizzando il codice ACT e dedicata alla simulazione multibody. Il software si integra nell'ambiente ANSYS Workbench, sfruttando però le potenzialità del solutore di Recordain, software premium per la simulazione cinematica e dinamica. La simulazione multibody sta acquisendo una crescente importanza nei processi progettuali dei sistemi in movimento. In passato, questo tipo di simulazione era utilizzato esclusivamente per problemi complessi ed articolati. Oggi, grazie ad un netto miglioramento dell'interfaccia utente, l'analisi multibody è divenuta uno strumento di facile utilizzo, fortemente propedeutico alle operazioni di dimensionamento in campo strutturale. La simulazione multibody combina l'analisi cinematica e dinamica dei sistemi in movimento, fornendo corrispondentemente risposte affidabili su come e perché si osservano determinati movimenti. All'interno di un tipico modello multibody troveremo quindi diversi corpi che interagiscono tra loro scambiandosi forze e momenti variabili nel tempo. Inoltre, potremo trovare elementi di controllo, motori e sensori virtuali utili a simulare realisticamente ogni aspetto del meccanismo. MBD for ANSYS è un nuovo strumento che implementa nell'ambiente Workbench una versione compatta del software per analisi multibody Recordain. In MBD troviamo un'ampia libreria di joints e un solutore molto veloce, soprattutto nella soluzione dei contatti. All'interno del software si possono realizzare analisi di posizione, velocità ed accelerazione, ma anche ottenere le forze scambiate tra i diversi corpi, aspetto fondamentale per effettuare le verifiche strutturali. In particolare, grazie alla procedura di trasferimento automatico dei carichi, questa operazione risulta estremamente rapida, come vedremo nel dettaglio in seguito. Infine, tutti i modelli realizzati con MBD for ANSYS possono essere importati in Recordain qualora siano necessarie ulteriori analisi. La piattaforma ANSYS Workbench è già apprezzata da milioni di utenti per la disponibilità di molteplici strumenti dedicati alla simulazione multidisciplinare perfettamente integrati tra loro. MBD for ANSYS aggiunge nuove e potenti funzionalità specifiche per la simulazione cinematica e dinamica a questo ricco portfolio. L'interfaccia grafica user-friendly, tipica dei toolbox nativi di ANSYS, permette agli utenti strutturisti e non solo di acquisire produttività ed efficacia nelle analisi multibody fin dai primi istanti di utilizzo. L'ambiente di lavoro è quello standard di Workbench, nel quale si integrano delle semplici toolbar. La prima è la toolbar di pre-processing, che contiene tutti gli elementi necessari alla creazione del modello, quali joint, forze, molle, contatti e altro. La seconda è la toolbar dei settings, in cui si possono ottenere informazioni sul sistema ed esportare il modello. L'ultima è la toolbar del post-processing, con la quale visualizzare i risultati all'interno di ANSYS, accedere al post-processore esterno e avviare la procedura di trasferimento automatico dei carichi. Per ampliare le potenzialità di post-processing dell'ambiente Workbench, MBD for ANSYS possiede un post-processore dedicato con cui visualizzare i risultati delle proprie analisi. All'interno di questo ambiente si possono produrre grafici con le grandezze di interesse e visualizzare animazioni per comprendere al meglio il comportamento del sistema in esame. Inoltre, è possibile svolgere alcune prime operazioni di analisi sui dati ed esportare i risultati ottenuti. Per illustrare le potenzialità del software è stato costruito un semplice modello rappresentante una pressa meccanica eccentrica. Nel modello sono presenti 18 corpi collegati tra di loro tramite 19 giunti. Durante la simulazione la macchina parte da ferma e accelera fino a velocità nominale pari a 100 battute al minuto. Dopo una fase di lavoro a velocità nominale viene simulato un arresto improvviso a causa di un carico resistente troppo elevato. La simulazione riproduce il comportamento del sistema per 40 secondi. La pressa sviluppa un carico di 5 tonnellate e sono state simulate le operazioni di tranciatura e di forgiatura. Il sistema è azionato da un motore elettrico e l'eccentricità può essere variata per regolare la corsa del meccanismo. Inoltre, tra albero e volano è presente una frizione che consente il disinnesto del volano in caso di sovraccarico. Gli elementi di base per costruire il modello sono quelli cinematici. La loro creazione è molto facile grazie al fatto che l'ambiente con cui l'utente interagisce utilizza l'interfaccia standard di Workbench. La creazione dei giunti consente di connettere i corpi tra loro e realizzare così la catena cinematica che rappresenta correttamente il meccanismo analizzato. I giunti possono essere controllati in posizione, velocità e accelerazione.
Inoltre, per arricchire il modello sono disponibili diversi parametri con cui controllarne l'attrito. Oltre ai giunti, nel modello possono essere inserite forze, momenti e contatti per garantire la corretta interazione fra i corpi. Anche la creazione di questi elementi utilizza l'interfaccia di Workbench, rendendone quindi semplice la creazione, ma fornendo allo stesso tempo diversi parametri con cui impostare le proprietà degli elementi creati. Un primo aspetto analizzato, grazie al modello multibody costruito, è l'influenza dell'eccentricità sul comportamento del sistema. È importante sottolineare che per far variare tale grandezza non è necessario costruire ogni volta un nuovo modello, ma è sufficiente agire su un singolo parametro prima di effettuare la simulazione. Così facendo, è possibile verificare come variano la corsa, la coppia richiesta al motore elettrico e tutte le altre grandezze del sistema in esame. Un secondo aspetto analizzato è l'influenza del motore elettrico sul comportamento della macchina. Per rappresentare in maniera realistica tale componente, è stato inserito un controllo a guadagno non lineare con cui regolare la coppia fornita. Questo controllo è stato integralmente realizzato scrivendo le funzioni all'interno del blocco expression di MBD4ANSYS. Grazie al modello dettagliato del motore è possibile verificare se questo è adeguato o meno alle caratteristiche della nostra macchina, monitorando ad esempio lo scorrimento tra campo elettrico e rotore. Per simulare la tranciatura si è scelto di utilizzare una forza costruita tramite la funzione nativa STEP, che esprime la rapida variazione del carico resistente mantenendo la caratteristica di continuità. In generale, la funzione STEP permette di riprodurre gradini o impulsi in funzione del tempo o di altre variabili del modello. Ancora una volta, l'operazione risulta decisamente semplice scrivendo tutte le equazioni all'interno del modulo expression di MBD4ANSYS. Il sovraccarico pari a 20 tonnellate è stato applicato nella parte finale dell'intera simulazione, allo scopo di verificare il funzionamento della frizione frapposta tra motore e volano. Nel video si vede la macchina funzionante a velocità nominale fino all'arresto improvviso della mazza battente a causa del sovraccarico. La frizione, avente comportamento non lineare, impedisce che l'arresto istantaneo si trasmetta al volano e ne consente l'arresto in tempi più lunghi. Anche la frizione è stata modellata per mezzo di specifiche equazioni all'interno del modulo expression. Per simulare l'operazione di forgiatura è stato utilizzato invece un contatto tra il pezzo e la mazza. La forza di contatto si genera ogni qualvolta il meccanismo è vicino al punto morto inferiore, per un totale di 33 volte nel corso della simulazione. I parametri di contatto possono essere variati per modificare le caratteristiche di rigidezza e smorzamento ed ottenere un comportamento più realistico. Il solutore di MBD4ANSYS è particolarmente ottimizzato per gestire le discontinuità numeriche derivanti dall'introduzione di contatti all'interno dei modelli. I contatti si definiscono mediante la creazione automatica di una mesh di superficie. Questo metodo consente di poterli applicare a geometrie del tutto generiche, indipendentemente dal loro livello di complessità. MBD4ANSYS dispone inoltre della tecnologia proprietaria GeoContact, che attenua le oscillazioni di segnali introdotte dalla mesh, a vantaggio della velocità di soluzione e della qualità complessiva degli output. L'utente può creare i contatti tra i corpi del meccanismo attraverso l'interfaccia di ANSYS Workbench. L'impostazione dei parametri di contatto e delle dimensioni della mesh si effettua facilmente sulla finestra delle proprietà. La costruzione di questo semplice modello sviluppato con MBD4ANSYS ha permesso di analizzare diversi aspetti importanti della pressa meccanica simulata. Tra questi, ad esempio, l'influenza dell'eccentricità sulla corsa del meccanismo, sulla coppia richiesta e su molti altri parametri. È stato possibile inoltre valutare la risposta del sistema ai fenomeni dinamici generati dal motore elettrico e dalla frizione. Ed infine si è considerato l'effetto del carico resistente applicato con due metodologie per simulare due diverse operazioni. Per completare la simulazione riguardante i 40 secondi di funzionamento, MBD4ANSYS impiega appena 49 secondi o 14 secondi a seconda che il modello includa o non includa il contatto. Queste prestazioni sono ottenibili su un normale PC, senza hardware particolare. Questo significa che grazie ad MBD4ANSYS, terminata la modellazione,
Bastano pochi secondi per studiare il comportamento del sistema e valutare come diversi parametri lo influenzino. È possibile inoltre confrontare diverse scelte progettuali al fine di scegliere la migliore. Una volta che l'analisi multibody è completa, MBD Forensics mette a disposizione una funzione utilissima per il progettista strutturale. Il load transfer permette di creare automaticamente i blocchi di analisi strutturale e di trasferire correttamente i carichi provenienti dall'analisi multibody. Per avviare la procedura di trasferimento automatico dei carichi, si utilizza il menu Load Transfer della barra di post-processing. All'interno del menu si sceglie la prima delle due opzioni. A questo punto è necessario scegliere il corpo di cui trasferire i carichi alla parte strutturale. Una volta scelto il corpo, è possibile accedere ad una finestra in cui visualizzare l'evoluzione temporale di forze e momenti agenti sul corpo prescelto. Le grandezze vengono mostrate sia in forma tabellare che in forma grafica. All'interno del grafico è possibile zoomare su un intervallo temporale. Inoltre, è possibile scorrere la tabella per scegliere uno o più istanti di tempo di interesse per la verifica strutturale. Scelti gli istanti di tempo, si preme su Apply per chiudere la finestra e quindi si avvia il trasferimento dei carichi. Così facendo, viene creata all'interno del progetto Workbench un'analisi strutturale relativa all'istante di tempo precedentemente scelto e che può essere editata. Una volta terminato il caricamento dell'ambiente Mechanical, la procedura di trasferimento prosegue dalla barra di post-processing. Cliccando sul menu Load Transfer, scegliamo la seconda delle due opzioni. Così facendo, il programma procede alla soppressione di tutti i corpi tranne quello precedentemente scelto e all'inserimento automatico dei carichi ottenuti con la simulazione multibody. Terminata la procedura, è sufficiente scegliere le aree su cui i carichi devono essere applicati ed eliminare eventuali carichi che presentino tutte le componenti nulle. A questo punto non resta che stendere una mesh sul corpo ed avviare la soluzione. MBD Forensics consente di ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle componenti del sistema in esame. Ad esempio, riprendendo il modello della pressa, si può osservare in modo dettagliato quanto accade sul ponzone. Si nota chiaramente una criticità dovuta alla presenza del raggio di raccordo. In tale zona del componente si ottengono infatti tensioni elevate e quindi una vita a fatica ridotta. Questo esempio, pur essendo semplice, dimostra chiaramente quali siano le potenzialità del software e quanto possa aiutare il progettista nel suo lavoro. In conclusione, MBD Forensics è uno strumento efficace per condurre simulazioni multibody di un'apprezzabile complessità all'interno del normale ambiente di ANSYS Workbench. Lo studio multibody aiuta a comprendere il comportamento cinematico e dinamico dei sistemi meccanici in movimento, così da valutare l'influenza di diversi parametri costruttivi. Inoltre, è un passaggio obbligato per ottenere carichi utili a scegliere e dimensionare i componenti. Le verifiche strutturali vengono svolte con i normali strumenti di ANSYS Workbench, sfruttando automatismi che facilitano il passaggio dei carichi ed evitano errori. Il software si rivela quindi molto utile in tutte le fasi di sviluppo di un progetto, dalle prime analisi su come la macchina si muove, fino alle verifiche strutturali dei suoi componenti, passando attraverso l'ottimizzazione delle singole parti per ottenere il miglior risultato.